Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della Melegatti 1894, un'azienda tutta italiana che si presenta al vending con una nuova varietà di prodotti da forno che meritano la massima attenzione. Ne parliamo innanzitutto con Pier Venturi, il responsabile delle iniziative speciali e del canale Normal Trade a largo raggio. Pier, benvenuto. Grazie, grazie Fabio, buongiorno a tutti. Siamo qua presenti in questa fiera Venditalia dopo tanto tempo che non ci si poteva più vedere e abbracciare. Finalmente sta avendo un grande successo, ci ripresentiamo in una ottica nuova, una nuova veste dei nostri prodotti, dei croissant. Abbiamo 6 farciture classiche, quindi abbiamo la crema, abbiamo la ciliegia, abbiamo il pistacchio, abbiamo la abbiamo il cioccolato e abbiamo l'albicocca. E soprattutto ci presentiamo anche con 3 novità di prodotto uniche nel mercato, quindi abbiamo un guscio di un croissant con l'aggiunta di polvere di cacao all'interno del prodotto, che viene poi farcito con crema al latte o con confettura di frutti di bosco oppure con una crema nocciola e cioccolato. È una nuova gamma di prodotti che sta suscitando grande interesse verso i nostri clienti e ovviamente verso i consumatori. L'abbiamo presentato in extremis come campione fresco per questa fiera e verrà messo in distribuzione a partire dalla metà di giugno. È una gamma molto innovativa, non presente finora sul mercato, che ci permette di agganciare anche con il marchio Melegatti storico che è risorto dalle sue ceneri, di agganciare nuova clientela che è molto incuriosita da questa ripresa del marchio Melegatti. In questi giorni ci ha letteralmente assalito per assaggiare il prodotto e per ricevere ulteriori informazioni. Beh, io ho il packaging dinanzi agli occhi sull'altra parte dello stand di questa esposizione a Venditalia 2022 e non nascondo l'acquolina in bocca che appunto mi viene nel guardare la farcitura nelle varie varietà. Ne parliamo anche con Gabriele Ferrarese, il responsabile per il settore vendite. Che grande responsabilità, Gabriele. Grazie Fabio, grazie Pier, una grande, grande, grande responsabilità, perché siamo apparsi qui per la prima volta dopo 4 anni di blackout, come diceva Pier, con una nuova presentazione di un assortimento che inaugura un nostro percorso in questo mercato che io ho il piacere e il privilegio di poter seguire a nome dell'azienda che rappresento. Devo dire che, avendo una lunga esperienza nel canale vending, il piacere di poter confrontarmi con gestioni, rivendite che già utilizzano o hanno iniziato a vendere i nostri prodotti o si sono approcciati in questo momento, perché effettivamente siamo dei neofiti, appunto, come dicevo prima, nel vending, la soddisfazione di veder degustare e sentire dei commenti estremamente positivi, la soddisfazione, 3 mesi che siamo sul mercato, di vedere e di assistere a riordini continui, questo devo dire è impagabile per un'azienda che si presenta dopo tanto tempo in un mercato in cui onestamente non era molto presente per vari motivi. Quindi devo dire è stata un'esperienza estremamente interessante, lo è tuttora. E continuerà nei prossimi mesi. Io peraltro devo sottolineare un aspetto, che oltre al vending o per il vending mi occupo anche di export nell'azienda. Il fatto di aver incontrato qui numerosissimi player di mercati esteri, operatori di rivendite e gestioni con le loro strutture, le loro dimensioni, le loro logiche, che sono onestamente differenti da quelle nostre nostrane, è stato qualcosa di fantastico. Devo dire che l'internazionalizzazione mi ha ulteriormente stimolato anche in questo canale.
Ebbene, Piero, prima di andare via, voglio intanto farti una domanda, ovvero abbiamo solo queste, solo beh, un po' riduttivo, ma in realtà voglio chiederti, ci sono anche altre referenze oltre ai sei croissant con le sei farciture di cui abbiamo parlato? Sì, in effetti, come dicevo, abbiamo questa gamma basica di partenza con le sei farciture classiche, a cui appunto abbiamo aggiunto queste tre nuove referenze col guscio di croissant scuro al cacao e le farciture di crema al latte, di confettura ai frutti di bosco e di crema nocciola cioccolato. Questo è solo l'inizio, la genesi del progetto vending e del progetto continuativo di Casa Melegatti, che prevede, e ci stiamo già lavorando, una gamma molto interessante di prodotti continuativi, molto innovativa, molto alta a livello qualitativo. Vorrei fare un focus sulla qualità, che già a partire dalla nostra gamma di croissant è molto alta. Lo stabilimento di produzione è uno stabilimento ultramoderno, totalmente automatizzato, che ci permette di mantenere altissimo il livello di qualità. Il nostro è un croissant sfogliato con una percentuale di farciture più alta della media del mercato e una qualità delle farciture, sia che esse siano creme, sia che esse siano confetture, di altissimo livello. Devo dire che per esperienze precedenti sul canale premium, Melegatti sta iniziando un percorso di riposizionamento sia a livello qualitativo che ovviamente a livello di brand, di brand awareness, che siamo sicuri ci permetterà di raggiungere e di posizionarci sulla fascia premium nell'arco di breve. Il focus in azienda è il prodotto, la materia prima, la qualità, i cicli produttivi. Il nostro croissant si avvale di un ciclo produttivo di 26 sfogliature, usiamo lievito madre, che è il lievito madre che usiamo per i nostri pandori, che usiamo per i nostri panettoni, usiamo burro e oli di provenienza vegetale di altissimo livello, usiamo uova da gallina levata a terra, usiamo miele italiano, siamo gli unici a poterci fregiare di usare miele italiano all'interno della nostra ricetta. Questo ci permette già di pensare a nuovi prodotti che stiamo testando, pensati inizialmente per il canale vending, ma che avranno un grande sbocco commerciale, secondo noi, anche sul canale retail. Prodotti innovativi, prodotti unici e prodotti di altissimo livello qualitativo. Insomma, in poche parole, stay tuned, restate sintonizzati, perché già da quello che avete visto nel filmato mentre lui parlava ci sono tantissime argomentazioni da andare ad approfondire, e poi le materie prime che andate a utilizzare sono certamente di una qualità altissima. E allora ne parleremo prossimamente anche sulla nostra rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica italiana, e su vendingnews.it. Naturalmente a entrambi, signori, buona fortuna, ottimo lavoro, augurandoci di vederci al prossimo Venditalia, se non prima in qualche altra fiera, in qualche altro evento fieristico, per poter raccontare in che modo sta evolvendo il vostro progetto. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Grazie, viva il lupo anche per me. Noi allora ci fermiamo un minuto per assaggiare qualcuna delle loro primizie, finalmente direi, e poi proseguiamo per andare a scoprire le altre novità presentate qui a Venditalia 2022. Sono davvero tantissime, credeteci.